Buongiorno a tutti. Sicuramente qualche errore di troppo ha condizionato qualche nostra prestazione, ma come in tutte le partite, l'ho detto più di una volta, ci sono per forza errori individuali in ogni gol che si subisce e in ogni gol che si fa c'è qualche errore degli avversari che avrebbero potuto fare sicuramente qualcosa di meglio. Non è quello. Guardiamo sicuramente le cose che possiamo fare meglio, guardiamo gli errori che facciamo e come poterli migliorare, ma la nostra sensazione è quella di dover e voler trovare l'equilibrio di squadra che ci permette sicuramente di riuscire a offendere come a tratti siamo stati bravi a fare e ci permette anche di riuscire a difendere come a tratti siamo stati bravi a fare. Quello è il nostro obiettivo, riuscire a trovare il prima possibile un equilibrio. E per rispondere anche alla seconda domanda contemporaneamente, l'equilibrio, come ho detto dal primo giorno che sono arrivato qui, non c'è un modulo che lo dà. Non ho un modulo su cui sono fissato. Nella mia breve esperienza ho avuto la fortuna di riuscire a provarne tutti con i miei ragazzi per provare ad esaltare quelle che erano state le loro qualità. E lo stesso sto cercando di fare adesso con questa squadra. Mister, in vista della gara contro il Frosinone, cosa apprenderebbe della sfida contro il Venezia e cosa invece non accetterebbe? Sempre proviamo a tenerci qualcosa di buono fatto e qualcosa di meno buono da migliorare. E, ci siamo detti e ridetti, ovviamente nel post-gara la sensazione è stata quella di una squadra che mancava di impeto, mancava di quel coraggio, di quella sfrontatezza, di quella spregiudicatezza che potesse riuscire a scardinare una difesa forte messa a protezione di un portiere forte. E quindi questo sicuramente è un aspetto su cui abbiamo lavorato. È una cosa che vorrei provare a continuare a vedere, è la bravura e la consapevolezza e la padronanza del gioco che abbiamo avuto perché credo non sia facile riuscire a tenere una squadra in un campionato così difficile, quasi tutta la partita dentro la propria metà campo, se non un pizzichino più basso. E sappiamo che non, difficilmente potrà essere ripetibile, però abbiamo voglia di riuscire a riproporre quanto di buono fatto nella preparazione dell'azione, sicuramente sapendo che le azioni poi per avere effetto devono avere lo scatto finale, il cambio di ritmo finale, l'impeto finale che è determinato anche da una presa di coraggio di un giocatore, da un dribbling, da un cambio di ritmo di qualcuno. E quindi quello sicuramente abbiamo voglia di farlo meglio. Paolo, mister, due partite in 72 ore, si va verso il turnover Sicuramente abbiamo bisogno di tanti elementi in questa settimana perché abbiamo tre partite da giocare in 7 giorni. E lo sapevamo, ce lo siamo detto e ridetto, e in questo campionato così lungo abbiamo bisogno di tutti gli elementi. Sicuramente cambieremo qualcosina, non so se la prima, non so se la seconda, non so se la terza, ma non lo chiamo turnover perché per me ho tanti ragazzi bravi a disposizione, qualcuno che ha raggiunto una condizione ottimale e quindi è stato un po' più presente nella fase iniziale. Qualcun altro che o è arrivato negli ultimi giorni o aveva bisogno ed ha bisogno di una continuità di allenamento maggiore per rendersi disponibile, comunque ci sarà utile. Sono convinto che abbiamo le qualità per poter fare bene e stiamo lavorando per trovare l'equilibrio giusto di squadra e per riuscire a dare continuità dei risultati che sono quelli che contano per lavorare con serenità. Sa benissimo che non mi entusiasma guardare in casa di altri, anche se conosco bene quelle che sono le loro caratteristiche e sono caratteristiche di primo ordine, non soltanto per gli interpreti, ma anche per il tempo con cui questi interpreti stanno giocando insieme, quindi non sono stati messi insieme nell'ultimo periodo, ma insomma hanno un percorso comune e hanno uno storico, quindi conosciamo bene qual è il valore dell'avversario, ma non è quello che ci deve interessare a noi riuscire a tirare fuori quello che è il nostro valore, indipendentemente da quelli che saranno i valori degli avversari, perché ci siamo resi conto che al di là del nome dell'avversario, che può essere con tanti nomi o con meno nomi, sicuramente le insidie sono sempre altissime e per riuscire ad accantonarle dobbiamo diventare bravi noi, non mettendo furore agonistico perché veniamo da 2 sconfitte, ma mettendo furore agonistico perché deve essere una caratteristica nostra che ci accompagnerà in questo percorso.